Adesso con Giuseppe di Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere è un'organizzazione umanitaria che non ha bisogno in realtà di tante presentazioni. È impegnata da moltissimi anni sia proprio nei luoghi di guerra, ma anche è impegnata ad esempio con i salvataggi in mare. C'è questo progetto interessantissimo che di fatto riesce a salvare migliaia di vite umane che altrimenti rischierebbero appunto di finire nella lista, è veramente sempre più ampia di chi purtroppo ha perso la vita nel Mediterraneo, ma è anche impegnata appunto con un lavoro territorio in territorio per supportare i migranti. Ecco, con Giuseppe magari proprio parliamo di come funziona questo sistema dell'accoglienza partendo appunto dagli hotspot, che è il primo centro nel quale il migrante, appunto, dopo anche violenze, viene registrato, a tutta quella che è una filiera dell'accoglienza che spesso combacia con la filiera dell'esclusione. Sì, allora, buonasera a tutti. È una domanda un po' complicata, nel senso che sì, ho utilizzato prima il termine laboratorio, cioè quando penso a un laboratorio penso a un progetto, no? Cioè persone che hanno in mente una direzione verso cui tendere, quindi si studia per andare in quella direzione. Io se penso a come funziona l'accoglienza in Italia per appunto richiedenti asilo, rifugiati, migranti forzati, non ci vedo veramente un progetto, una progettualità, cioè vedo l'improvvisazione. Un'improvvisazione che si ripete ogni anno identica da almeno dalla fine degli anni 90, quando sono apparsi in Italia i primi richiedenti asilo, e siamo arrivati diciamo nel 2016 e si continua a lavorare con questo tipo di improvvisazione. Quindi non è un laboratorio, cioè veramente si tira a campare, e non so come si può definire diversamente. A cominciare ad esempio da questo tema dei transitanti, cioè bisognerebbe un po' capire il paradosso che sta dietro Via Cupa. Il paradosso è questo: allora, attualmente in Italia abbiamo un sistema di accoglienza, cioè sono accolti attualmente circa 120.000 persone, forse un po' di più, perché poi i numeri vanno aggiornati, 120.000 persone in accoglienza. L'anno scorso sono sbarcate in Italia 150.000 persone, l'anno prima, 2014, 170.000 persone. Allora, vuol dire che in 2 anni sono sbarcate più di 300.000 persone, con diciamo, un sistema di accoglienza di 120.000 persone. Quindi è evidente che non possiamo, cioè, che il sistema non è collassato, non è crollato il sistema di accoglienza in Italia, soltanto perché più della metà di quelli che sono arrivati sono transitati e sono andati in un altro paese europeo, altrimenti avremmo avuto un'idomeni generalizzata in tutta Italia. Però ecco, qual è il paradosso? Il paradosso è che l'Italia, essendo appunto paese membro dell'Unione Europea, si è impegnata con il regolamento Dublino ad accogliere tutti i richiedenti asilo che arrivano in Italia. Cioè, secondo il regolamento Dublino, un migrante che arriva da un paese terzo che vuole chiedere protezione in Europa può fare richiesta di asilo soltanto nel paese d'ingresso, e il paese d'ingresso è obbligato a tenerseli per tutta la procedura e anche oltre in realtà. Quindi, insomma, capite bene che da un lato ne arrivano 320.000, non possiamo tenerli tutti, però al tempo stesso dobbiamo tenerli tutti perché ci siamo impegnati, e quindi qui c'è il paradosso dei transitanti. Quindi, in teoria, il transitante è una categoria che non esiste, anzi, sarebbe anche un po' illegale. Però, se non ci fossero i transitanti, il sistema di accoglienza in Italia collasserebbe. E infatti, 2014-2015, 170.000 persone sono sbarcate in Italia, hanno attraversato tutta la penisola e sono passate negli altri paesi europei. E l'altro paradosso è che l'Italia finanziava centri di accoglienza per ospitare i transitanti, una categoria inesistente. E questo è il paradosso di Via Cupa, no? E questo è il paradosso di Ventimiglia. A Ventimiglia sta succedendo la stessa cosa. Cioè, a Ventimiglia fino a 2 mesi fa c'era un centro d'accoglienza per transitanti, cioè per la gente in attesa di passare in Francia. Quindi voi pensate alla Francia, cioè che opinione, cioè che tipo di opinione. E quindi Alfano è andato lì a chiudere il centro per dire no, qui i transitanti non esistono. Peccato che invece le persone continuano
ad arrivare in Italia, non vorrei stare in Italia, vorrei continuare il loro viaggio verso i posti dove hanno i loro i familiari, la loro rete. Questo è il paradosso di Via Cupa, questo è il motivo per cui a Ventimiglia continuano ad esserci centinaia di persone in strada. Detto questo, allora, spiegare adesso il sistema di accoglienza in Italia è un po' complicato, poi ci torniamo su Ventimiglia. Allora, anche qui ve la faccio breve, cioè, il sistema in Italia è articolato su tre livelli. C'è un sistema di dei centri di primissima accoglienza, quelli che secondo la legge si chiamano centri di primo soccorso e assistenza, come ad esempio Lampedusa, come ad esempio Pozzallo, come ad esempio, ecco, alcuni di quei centri che sono stati ribattezzati hotspot secondo nessuna legge, però diciamo secondo la legge sono centri di primo soccorso e assistenza. Quindi sono, diciamo, i centri dove i migranti appena sbarcati vengono appunto accolti per poche ore in attesa di essere trasferiti, almeno quelli che accedono alla procedura di asilo sono trasferiti nei centri di prima accoglienza. Questi centri di prima accoglienza fino a qualche anno fa si trovavano soprattutto nel sud Italia, quindi penso ad esempio, non so, a Catania, Crotone, Bari, Foggia, centri di grandi dimensioni, pensate appunto 1000 persone, 800 persone, 1200 persone. Adesso ci si è resi conto che questi centri, in realtà, cioè, avere 1000 persone in un centro non è proprio l'ideale dell'accoglienza, e quindi si sta cercando di distribuire questi centri di prima accoglienza in tutte le regioni. Sono stati ribattezzati questi centri i regional hub, no? Anche qui non sono previsti, penso, nella legge, sono previsti nella famosa roadmap che è stata citata. Quindi attualmente ci sono centri di prima accoglienza, sono rimasti quelli enormi nel sud Italia, in più in ogni regione si stanno aprendo questi regional hub. E poi c'è la seconda accoglienza. Seconda accoglienza vuol dire appunto quei centri dove in realtà dovrebbero arrivare persone già con lo status di rifugiato, dove dovrebbero essere attivati i programmi di inclusione sociale, di integrazione sociale, lo SPRAR, forse ne avete sentito parlare. Dopodiché appunto la legge dice: se i posti in prima accoglienza sono esauriti, se i posti nello SPRAR sono esauriti, apriamo delle strutture straordinarie, centri di accoglienza straordinari, CAS, dove accogliamo quelli che restano fuori per il tempo necessario per far entrare le persone poi negli SPRAR. E qui c'è l'altro paradosso su cui poi ritorniamo. Il grosso paradosso è che i CAS, i centri di accoglienza straordinaria, dovevano essere i centri per accogliere la parte residuale di quelli che non riuscivano ad entrare nei centri. In realtà, dei 120.000 richiedenti asilo rifugiati accolti, quanti sono accolti nelle strutture straordinarie? 90.000. Quindi in realtà tutto il sistema in Italia si regge sulle strutture straordinarie. Allora guardate che questo non è un dettaglio, cioè non è soltanto un problema di denominazione, stanno nei CAS invece che negli SPRAR. No, è un problema fondamentale su cui ritorneremo, perché nei CAS si forniscono soltanto i servizi essenziali, cioè vitto e alloggio. Tutto il resto, se c'è l'ente gestore è bravo, se non c'è nessuno può dire niente e fare niente all'ente gestore, non è tenuto per legge a erogarlo. Per cui vuol dire che la stragrande maggioranza delle persone che accogliamo dopo gli sbarchi sono accolte nei centri dove passano un anno e mezzo a mangiare e dormire, senza nessun tipo di servizio, e vi parlo qui di alfabetizzazione, quindi corsi di lingua italiana, vi parlo di orientamento al lavoro, di orientamento legale e orientamento al lavoro, corsi di italiano. Vuol dire che quando usciranno da lì queste persone non avranno alcun tipo di strumento per l'inclusione sociale, cioè tutto il sistema sta fabbricando marginalità sociale. Cioè adesso tutto il focus è sull'accoglienza, li accogliamo, non sono in strada, siamo bravi. In realtà non è proprio così, come abbiamo visto, ma diciamo che perlomeno non se ne sente tanto parlare delle persone in strada. In realtà tutto il sistema è strutturato, e non so quanto chi l'ha pensato se ne renda conto, sta producendo e produrrà sempre più marginalità sociale, cioè persone che usciranno da quei centri o senza permesso di soggiorno, perché il tasso dei dinieghi di protezione ormai ha superato il 70%, cioè usciranno senza permesso di soggiorno, oppure anche quelli che usciranno con permesso di soggiorno usciranno senza sapere una parola di italiano, senza conoscere niente della nostra società, e quindi sono condannati alla marginalità sociale in quegli insediamenti informali che sono diffusi in tutta Italia. Ma magari mi fermerei qui e poi...